Sono Sonia e oggi andremo a fare i frascarelli marchigiani. Ma prima iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ma adesso, sigla! Per fare i nostri frascarelli, che altro non sono che un piatto poverissimo della cucina marchigiana, e fatti nel modo più umile possibile, perché è molto umile, per farli avremo bisogno solo di farina e acqua, niente di più e niente di meno. Una volta per fare i frascarelli, da qui deriva il nome, si usavano le frasche, cioè i ramoscelli, per gettare l'acqua, ma oggi come oggi si usa schizzare semplicemente l'acqua con le mani o utilizzando magari qualcosa che possa schizzare in teoria. Come vanno conditi? Conditi con sugo semplicissimo. Io oggi farò un sugo semplice senza pomodoro, ma anche l'alternativa può essere fatta con un sugo col pomodoro. Altra caratteristica: c'è anche un'altra versione che non è neanche alla fine tanto antica, un po' più recente, quella di unire il riso all'impasto dei frascarelli, però questa è un'altra storia. Noi andiamo a farli proprio semplici semplici, come vuole la tradizione, farina e acqua. Per fare il nostro sugo per i frascarelli useremo qualcosa di molto semplice. Faremo un sugo finto, definito così, ok? Per cui avremo bisogno di dell'olio d'oliva, un pizzico di sale, del macinato, in questo caso sto utilizzando del macinato, una salsiccia e delle fette, 3 fette di salame per dare un po' più di sapore. E inoltre andremo a usare come base dell'aglio e del soffritto. In aggiunta, per insaporire un po' di più, andremo a mettere del peperoncino e un po' di rosmarino. Cominciamo a fare il nostro sughetto. Andiamo a mettere l'olio in pentola, accendiamo, così. Andiamo a mettere il nostro soffritto e andiamo a tagliare il nostro aglio. Ripeto, questo è definito anche sugo finto, non è un vero sugo perché non c'è il pomodoro. La storia dice che i frascarelli venivano dati alle donne che avevano appena partorito perché serviva a fare latte, questo dice la storia. E già io ho preparato anche la pentola con l'acqua. Il nostro soffritto è leggermente appassito. Io mi sono anche portata avanti un po' col lavoro. Ho tagliuzzato il nostro salame, ho sminuzzato anche la salsiccia, per cui andiamo con ordine. Mettiamo il salame, mettiamo anche la nostra salsiccia e intanto facciamo andare questi due. Leggermente appassire, andiamo ad aggiungere anche il nostro macinato. E adesso facciamo cuocere piano piano. La nostra carne è un po' soffritta, per bene, insaporita. Adesso andiamo ad aggiungere il sale, senza esagerare. Aggiungiamo un po' di rosmarino. Po' di peperoncino. Diamo una mescolata.
e ricopriamo tutto con l'acqua e lasciamo andare in cottura. Per fare i nostri frascarelli, come ho detto prima, abbiamo bisogno solo di acqua e farina, ma abbiamo bisogno anche di un setaccio. Qui a voi la scelta, serve per setacciare i frascarelli a tutti gli effetti, va bene? Andiamo con ordine però. Allora, prendiamo un pugnetto di farina e lo mettiamo sulla tavola, uno o due pugnetti di farina lo mettiamo sulla tavola. Per l'acqua, qui con l'acqua abbiamo due opzioni: o utilizzate qualcosa che possa fare le goccioline o le mani, per cui mettete le dita dentro all'acqua e buttate a gocce così. E andate a mischiare. E questo è il procedimento, Si cominciano a formare, con calma si cominciano a formare. Ripuliamo il nostro piano, i nostri frascarelli sono qua, sono piccolini piccolini ma ci sono. Adesso utilizziamo il setaccio e andiamo a setacciare. Vedete? Questi sono i frascarelli. Questa piccola graniglia, diciamo così, di pasta. Eccola. E facciamo. Ed eccoli. Vedete? Io intanto continuo così, continuo a mettere farina e continuo a spruzzare acqua. Così. Vado a stridere con le dita. Continuiamo, andiamo a stridere in continuazione, dobbiamo formare i nostri grumetti. Io ho quasi finito,
Per ovviare al problema delle frasche, il pennello in silicone è perfetto. Perché fa tutte goccioline e simula molto bene le frasche. Siamo pronti, i nostri frascarelli ci siamo. Una nota che non ho detto prima, ho usato 400 grammi di farina, ma indicativamente perché per vedere quanto ne poteva essere. L'acqua è andata un po' a spruzzo, per cui, però per un totale qui abbiamo 530 grammi di frascarelli fatti, ok? L'acqua bolle. E andiamo muniti di frusta, andiamo a buttare giù, acqua salata e buttiamo giù. Quando vengono tutti a galla li possiamo tirar fuori. Mettiamo via, siamo pronti? Allora, spegniamo il fuoco e il nostro sughetto si sta scaldando, che è pronto anche lui. Via, vediamo un po'. Vediamo un po'. Eccolo qua. Li ho scolati tutti, vedete che bella porzione? Adesso io li allargo un pochino così si cominciano a sfreddare e andiamo a metterci il nostro sugo. Andiamo. Siamo sopra. Vedete che sotto c'è ancora il sughetto, per cui insaporisce ancora, eh? Allora. Ah. Ecco fumo. Questo è il nostro sugo finto con i frascarelli. Nostro bel piatto di frascarelli è pronto. Che altro raccontarvi? Ormai ci ho preso gusto e le soddisfazioni sono tante. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti e se ti va clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. Se questo video ti è piaciuto, se questa ricetta ti ha incuriosito e proverai a farla, metti un bel like, va bene? E io che vi devo dire? Ci vediamo alla prossima. Ciao!